Buonasera, ben ritrovati a Tu per Tu con. Lo sapete, questa è la prima settimana della nuova stagione. Sono ricominciate le nostre dirette. Voi non vedevate l'ora neanche noi, e tornano ospiti che già conosciamo. Arriveranno anche ospiti nuovi, ma. Io sono felicissima di dare il ben ritrovato a un amico, il notaio Giorgio Beluffi, ben ritrovato. Ciao Maria Rosa, buonasera a tutti. Grazie per uh, aver accettato ancora una volta il nostro invito a essere nuovamente nei nostri studi. Questa bella con la collaborazione con tutti i notai eh, della provincia di Pavia ci eh, inorgoglisce e eh, ci mh, fa essere eh, felici anche di poter dare un servizio ai nostri telespettatori duplice. Prima di tutto, far conoscere tanti bravi eh, professionisti e avvicinare un po' quella che è la figura del notaio al, all'utenza, no? perché insomma, il notaio è sempre. Eh, una eh, professionista che eh, mette un po' di timore. Eh. Ecco. invece no, adesso veramente i nostri telespettatori che hanno imparato a conoscervi e insomma sono anche ben contenti di rivolgersi ai nostri notai. Potete fare le vostre domande, lo sapete, 0381 09 1451. Se volete intervenire in diretta con una telefonata. 366 1188 002 qualora vogliate mandare un Whatsapp mi raccomando è tutta settimana che ve lo dico siamo a giovedì vediamo se stasera abbiamo imparato che qui non si deve telefonare bisogna mandare solo i Whatsapp no? ogni sera arrivano chiamate ma io come faccio a passarvi il notaio non posso eh, eh, poi chi sente noi non sentiamo vogliamo sentire anche noi le vostre domande allora, eh, da, le domande, potete fare tutte le domande che volete, ma noi ci siamo accordati per parlare di un argomento strettamente eh, notarile, ma strettamente anche di attualità. Vero Giorgio, me l'hai proposto tu? Sì, poco tempo fa è stato pubblicato su un quotidiano molto importante un articolo che era un'intervista a uno dei più famosi avvocati in materia di diritto di famiglia che eh, rivolgendosi ad uno dei più famosi alpinisti di tutti i tempi, anzi il più famoso alpinista di tutti i tempi, che era Reinhold Messner, suggeriva di andare in alberghi di lusso e spendere tutto il suo patrimonio per non lasciare nulla ai figli. Ecco. Era un articolo molto curioso che apre tante tematiche che sono quelle dell'eredità, per cui dei testamenti, delle donazioni fatte in vita piuttosto che della diseredazione. Per cui ha messo molta carne al fuoco. Molta carne al fuoco. Soprattutto per l'autorevolezza di chi ha, ecco. ha fatto queste dichiarazioni involutamente provocatorie. Sì, mm. stiamo parlando della nota Anna Maria Bernardini De Pace, che sì. è un avvocato eh, conosciuto eh, in tutta Italia eh, e che eh, insomma, eh, si è fatta un po' conoscere per le cause di divorzio. No? Sì, esattamente. Ecco, e quindi lei ne sa tanto di diritto di famiglia e quante ne avrà viste? Tant'è che, appunto, da tutta la sua esperienza, prendendo per esempio proprio il noto alpinista Messner, ha fatto questa che sembra una provocazione, sì. no? Eh, perché in realtà. Poi, eh, questa notizia è stata ripresa da tutti gli altri quotidiani, eh, insomma, riportando proprio il virgolettato: non lasciate niente ai vostri figli, spendete tutto in alberghi di lusso. Però, noi vogliamo capire cosa c'è dietro a queste esternazioni, che appunto possono sembrare una provocazione, Giorgio. Allora, dietro a questa esternazione, per quello che ho capito, eh, era successo che. Questa famosa persona aveva fatto diverse donazioni ai figli, quindi già attribuendo grande parte del suo patrimonio e poi per contro da parte dei figli non aveva più una grande, un grande affetto, siano piuttosto staccati, non sono più interessati del padre. Per cui eh, sembra che, fosse, che volesse fare un passo indietro su quello che era stato fatto. Okay. Eh, Partiamo questo. proprio da qua, no? dalla donazione in vita. Sì. Allora, la donazione in vita rientra in quella che può essere la programmazione ereditaria. Capita spesso che i clienti vengono negli studi notarili e vorrebbero anticipare quella che sarà la destinazione del proprio patrimonio per quando non ci saranno più. E gli strumenti che possono seguire sono due: o le donazioni, per cui un atto di liberalità, quindi attribuzione di un bene senza alcun corrispettivo ed è fatto in vita, oppure la strada alternativa è scrivere un testamento. Testamento che può essere redatto dal notaio o il testamento olografo che è fatto direttamente dall'interessato, scritto di pugno, datato e firmato. C'è una differenza fondamentale che la donazione è un atto tra vivi che produce effetti immediati per cui un soggetto si spoglia del suo patrimonio, il testamento invece non ha alcun effetto fino a quando non si passa a miglior vita. Bene. Eh, rispondono ad esigenze diverse, però nell'ottica sempre di programmare la destinazione del proprio patrimonio. Si chiamano donazioni in vita, no? sì. però per quanto ho capito, non c'è eh, nessuna alternativa. La donazione può essere fatta. Eh, la donazione in vita. necessariamente viene fatta in vita, però uno, un soggetto non necessariamente trasferisce l'intera proprietà, può anche trasferire un diritto. È la nuda proprietà trattenendosi il godimento, che vuol dire il diritto di usufrutto, che vuol dire uno può dire mi tengo il godimento del bene, quando non ci sarò più il bene passa automaticamente al beneficiario senza che bisogna più fare la successione. Questa strada ha enormi vantaggi dal punto di vista fiscale, nel senso che più sono giovane, più il valore dell'usufrutto, se trasferisco la nuda proprietà riesco a trasferire questo bene a valori molto bassi e con una tassazione estremamente favorevole. È quello il motivo per cui le donazioni sono molto interessanti per, uh, per i cittadini, perché riescono già a destinare i propri beni comunque nell'ottica anche di non far litigare gli eventuali eredi quando si hanno più figli. Diciamo, L'idea del, del testamento e le donazioni sono funzionali a programmare la divisione ereditaria nell'ottica di avere risparmi fiscali ma anche e soprattutto di prevenire possibili liti. Quando hai detto che, più è giovane colui mm. che fa la donazione? più ha vantaggi fiscali, è eh, perché sì. si abbassa il valore del, del allora, bene trasferito. Eh, noi abbiamo delle tabelle che sono stabilite ogni anno dallo Stato in cui si dice quanto vale l'usufrutto. Il valore dell'usufrutto è funzionale all'età dell'usufruttuario, nel senso che più si è giovane più vale l'usufrutto, più si invecchia meno vale l'usufrutto, per cui si passa dai 30 anni dove vale il 90% l'usufrutto quando si arriva a 95 vale il 5%, tutto questo in funzione delle aspettative di vita. E va Però... sottratto da, da quanto si andrà poi a pagare? Eh, in allora, in sostanza si calcola il valore della piena proprietà. Se trasferisco la piena proprietà viene tassato l'intero valore della piena proprietà, se trasferisco soltanto la nuda proprietà viene scorporato il valore dell'usufrutto che non viene tassato. Quindi se sono giovane l'usufrutto vale tanto e la nuda proprietà vale poco. Okay. Più divento vecchietto, meno vale l'usufrutto e più vale la nuda proprietà. Serena ci chiede se... Poi, al momento in cui si apre la vera successione sì. per eh, il patrimonio eh, rimasto in essere, se non si paga più niente sulle donazioni. No, la tassazione sulla donazione avviene in vita, per cui nel momento in cui uno manca e viene fatta la successione, non si paga più nulla su quello che è già stato attribuito. Quindi, uno degli aspetti per cui è estremamente interessante fare la donazione. E che vengono fatte al valore attuale delle donazioni. Poi, se nel frattempo il, il valore dell'immobile sale, l'immobile è già trasferito, per cui non si pagano ulteriori tasse. Quindi, il valore attuale, aliquote attuali che sono estremamente vantaggioso. Su questo aspetto, si può dire che l'Italia, rispetto all'Unione Europea, è una sorta di paradiso fiscale per quello che sono le donazioni e le successioni, perché in nessun paese europeo si hanno delle aliquote così basse. Ecco, quindi... Approfittiamo nel senso che eh, se tanto mi dà tanto, prima o poi l'Europa ci chiamerà anche su questo, è quello che temono in tanti. Visto mm, okay. che ogni tanto ci impone... Allora, per dire due numeri, eh, nelle donazioni che poi sono trattate nello stesso identico modo delle successioni, c'è cioè una franchigia. Quando eredi sono il coniuge e i figli di un milione di euro, che è una cifra enorme per ciascun erede, quindi, se un soggetto ha due figli, cioè si ha una franchigia di 2 milioni di euro che è estremamente alta, anche perché in serie di successione i valori sono calcolati sul valore catastale, che tendenzialmente è, è molto basso. molto basso ed è un'altra cosa. Certamente. Che, insomma, eh, ci teniamo stretta finché possiamo, questi sì, valori catastali. Si spera il più possibile, almeno qualcosa di buono l'abbiamo. Ok. Eh, cosa succederebbe nel caso, prendiamo sempre, ormai l'hanno nominato, e quindi usiamo lui come esempio, eh, il famoso Messner, decidesse di fare dietro front, Potrebbe? È, è molto difficile, nel senso che se nella, è una donazione pure semplice, in cui si dice ti trasferisco un bene e il donatario accetta, tornare indietro si può fare solo con il consenso di entrambi. Quindi nel momento in cui non si è d'accordo non si può fare un passo indietro. Ah, non ci sono delle condizioni? Assolutamente sì, si può inserire nella donazione una serie di condizioni, di obblighi, di attività che il donatario è tenuto a fare, laddove non le faccia si possono prevedere dei meccanismi che comportano lo scioglimento automatico della donazione. Beh, una condizione l'abbiamo già vista, potrebbe essere considerato l'usufrutto. Ti... Diciamo la donazione è una limitazione dell'oggetto, nel senso che io non ti trasferisco la piena proprietà, ma ti trasferisco un diritto limitato. Questo. Vuol dire che sull'usufrutto che mi trattengo ci posso vivere, lo posso affittare, posso metterla a reddito. Non ti posso però chiedere la restituzione della nuda proprietà se tu non sei d'accordo. Okay, okay. Resta fermo che di comune accordo si può fare tutto. Il problema è che eh, se c'è una conflittualità insorta successivamente alla donazione, fare un passo indietro è difficile. È per quello che l'alternativa del testamento è estremamente interessante perché io posso programmare. Quella che è la destinazione del mio patrimonio. Posso dividere il mio patrimonio per prevenire delle liti, però rimango proprietario fin tanto che non passa miglior vita e soltanto quando non ci sarò più verrà pubblicato il testamento. E le mie disposizioni diverranno efficaci, pertanto fin tanto che sono in vita, le posso modificare allora, per cui posso far correre i miei figli. Sì, okay. sì arrivando proprio all'esempio pratico. Eh, prima hai accennato al fatto che si possono porre delle condizioni, sì. no? Io posso, eh, per esempio, eh, in quanto genitore, dire: Dono questa villa con piscina a mio figlio. La condizione è che lui insomma... mi preste assistenza mi preste. morale e materiale, mi venga a trovare tutti i giorni sì. piuttosto che mi tagli l'erba del prato, si possono prevedere tutta una serie di cose, sì. eh, che provveda le spese ordinarie piuttosto che delle utenze, che mi fornisca un'assistenza eh, qualificata in termini di cure e quant'altro. Ok, quindi queste sono tutte condizioni che farebbero venire meno poi la donazione se non fossero si rispettate? Si può, diciamo, il, una donazione può essere strutturata secondo quelle che sono le esigenze del donante, per cui se ha dei particolari desideri, certamente si possono realizzare. Altrimenti la donazione, una volta fatta, non... Può, eh, insomma, eh, non si può tornare indietro. Senza il consenso del donatario. Senza, Senza il consenso del donatario. Eh, potrebbe, per esempio, succedere: a volte si dice le donazioni non si devono fare perché non si riescono più a fare i mutui. Quello è vero che le banche pongono degli ostacoli laddove la provenienza è una donazione. Quindi può benissimo succedere che dono alla proprietà ho bisogno di fare un mutuo, la banca non mi dà il mutuo, di comune accordo, sciogliamo la donazione, il bene ritorna nella titolarità originaria e si può procedere a fare qualunque tipo di mutuo piuttosto che l'ulteriore trasferimento. A tal proposito, caro notaio, no. noi ieri sera, siccome c'era Uh, in studio con noi, il nostro uh, esperto di mutui, anzi la nostra esperta uh, di mutui, è arrivata una domanda. Chi? Noi abbiamo risposto, però abbiamo detto: domani sera ce l'appuntiamo e lo chiediamo anche al notaio per completezza di informazione. Luca ci chiedeva questa cosa, se ho ricevuto un terreno in donazione mm. da un solo anno. E intendo costruirci una casa con mutuo sal. Ho qualche possibilità di avere il mutuo? Eh, allora, la banca, a prescindere da quella che è la situazione familiare, normalmente fa delle opposizioni a, a deliberare il mutuo con provenienza donativa. Che sia un anno, 5 o 10 non cambia, se un anno a maggior ragione c'è un problema. Le strade possono essere due, o sciogliere la donazione per cui il bene torna indietro, o fare una polizza assicurativa che ormai è abbastanza consolidata come prassi, anche se in realtà non, è da tutta, non, non tutte le banche accettano questa polizza assicurativa. In sostanza una compagnia di assicurazione interviene eh, obbligandosi a risarcire in termini monetari chi dovesse subire un'azione di, un di impugnazione di questa donazione. Mi spiego meglio, se lei ha un fratello che non ha ricevuto nulla, dovesse mancare il suo papà e il fratello impugna la donazione, a questo punto interviene la banca che liquida quanto spetterebbe a suo fratello. Okay. Quindi è un, un intervento di carattere monetario che copre il credito che vanterebbe. Quindi in realtà chi è stato escluso dalla donazione, diciamo. quindi il danneggiato, non potrà concorrere all'acquisizione del bene in oggetto, ma potrà essere risarcito solo in maniera economica qualora si sottoscriva questa norma. Allora, esattamente il. Chi è stato leso dalla donazione può, potrebbe chiedere la restituzione del bene, però è facoltà di chi ha ricevuto la donazione di liquidarla in denaro e questa liquidazione può essere fatta da una compagnia di assicurazione. Compagnie di assicurazione che lo fanno adesso sono più di una sul presupposto che comunque le liti in materia non sono tante quindi okay. e i costi non sono eccessivi. Quindi, non dobbiamo demonizzare questa assolutamente donazione, no. Non... assolutamente no, anche perché vabbè, il notaio prima di tutto ha un obbligo fondamentale che è accertare la volontà delle persone che ha davanti e nei limiti della legalità deve rispettare quello che gli chiedono, per cui se una persona dice voglio fare una donazione, questo è il mio intento, lo strumento giuridico lecito c'è per cui si fa. È chiaro che se i clienti ti dicono vogliamo fare una donazione, domani accendere un mutuo, allora qualcosa non va, okay. bisogna, metterli, bisogna informarli e okay. poi dargli il quadro delle possibili soluzioni e poi loro tireranno le somme. Mm. Okay. Quindi in realtà è vero che si ha un po' più di difficoltà a ottenere i mutui qualora i beni eh, pro, provengano da donazioni, gli immobili in questo Quello caso. Quello sicuro. Okay. Eh, senti, quando un notaio, e nello, nel caso specifico tu qui presente, eh, si trova davanti alla stipula di, di un atto di donazione che si farà tramite atto, presunto. Si fa per atto pubblico alla presenza di due testimoni. Okay. I testimoni servono proprio per richiamare l'attenzione delle parti sull'importanza di quello che stanno facendo, perché la donazione vuol dire spogliarsi di un bene senza alcun corrispettivo. Okay. Quindi. A questo punto eh, il notaio... Fa delle domande tipo ma signor Messner lei ha altri figli, eh, ha solo questo, eccetera, oppure visto che è un suo diritto eh, tu procedi e poi quel che sarà sarà. Allora, c'è una definizione dell'attività notarile che risale a un famosissimo giurista, che il notaio svolge una funzione antiprocessuale, per cui faremmo male il nostro lavoro a non indagare su quella che è la composizione familiare. Poi se una persona vuole comunque donare noi non ci possiamo opporre per il fatto che ci sono dei fili danneggiati, perché il punto è che il patrimonio non è una realtà statica di una persona, ma è qualcosa che si evolve continuamente. Io posso avere oggi un patrimonio eh, composto da due appartamenti, fra cinque anni potrei averne di più, potrei non averne nessuno, per cui nel momento in cui io faccio una donazione non so se questa ledi o meno la legittima, posso avere delle idee. Però non è mai definitiva, posso vincere la Super NLO il giorno dopo e che le cose cambiano completamente. Ho capito, eh, fantastico. Quindi, il notaio, se fa bene il suo lavoro, informa eh, certo. su tutto quello che eh, può valere. Allora, abbiamo un po' di domande. Buonasera, per le divisioni sulle successioni come si procede? Prima si fa dichiarazione di successione? Siamo quattro figli e coniuge superstite. Allora, per poter fare qualunque atto che è relativo a beni ereditati la prima cosa è fare la dichiarazione di successione che è un adempimento fiscale con cui vengono denunciati i beni che faceva capo al defunto vengono elencati quelli che sono gli eredi una volta messa a posto quello che è l'aspetto fiscale, fatto le volture catastali, si possono fare tutti gli atti, se non essere divisioni, vendite, permute, qualunque tipo di cosa. Eh, in caso di testamento olografo, ci sono dei controlli da parte vostra dei notai per capire se è stato effettivamente redatto dal firmatario? No, quello no. Nel senso che a noi portano un documento, ci portano l'estratto dell'atto di morte da cui risulta il decesso e ci dicono questo documento è stato redatto da. Noi abbiamo l'obbligo di pubblicarlo, poi una volta pubblicato, se ritengono di fare delle perizie calligrafiche, possono fare tutte le accessibilità. Però non studio. sta a voi. No, assolutamente. Anzi. Voi controllate solo che ci siano tutti gli elementi. In realtà, noi abbiamo l'obbligo di pubblicare un testamento anche se viziato: i vizi di forma possono essere la mancanza della data piuttosto che la mancanza dell'olografia, piuttosto che una firma imperfetta. Eh, non possiamo. Noi non siamo dei giudici per cui quando ci chiedono di fare un atto che è la pubblicazione del testamento, non possiamo sindacare se il testamento è valido, non lo è, se rede la legittima o quant'altro, dobbiamo pubblicarlo. Poi dopo faranno le relativazioni. Okay. Se fatto bene o male, non, non, possiamo, non possiamo sindacarlo. Quello che diciamo noi è che da che sarebbe opportuno chi redige il testamento che lo faccia controllare ad un notaio prima, finché in tempo, perché purtroppo i vizi a cui assistiamo sono spesso notevoli e sarebbe stato molto facile evitarla con una semplice chiacchierata. Buonasera notaio, complimenti per la trasmissione. Eh, la mia domanda è questa. Due punti. Ah. Eh, in caso di apertura della successione, se eh, precedentemente un appartamento era stato dato eh, in donazione, rientra per il calcolo della legittima? Certamente sì. Il calcolo della legittima si fa con quello che noi chiamiamo il relictum, per cui beni lasciati al momento della morte a cui si somma il donatum, per cui quello che è stato donato in vita con i valori al momento del decesso. Su questo si calcolano le quote di legittima. Ah, col valore al momento del decesso. Sì. Quindi se una donazione era stata fatta 20 anni prima e poniamo eh, aveva un valore... Il basso, adesso chiaramente viene rivalutato. Ok. Salvo ovviamente considerare le miglior, i miglioramenti che sono stati fatti dal donatario. Se io do non rudere e viene abbellito dal beneficiario, ovviamente si tiene conto di quello ah, di come ha conto. contribuito. Certamente. Allora, quindi, se è un bene ha preso valore per merito, dei, dei... per merito: sì, perché poi possono succedere situazioni che magari una zona che prima non era apprezzata, adesso invece è stata valorizzata. Per cui, un appartamento che valeva 100 per il solo fatto che lì adesso ne vale 300. Può succedere. Beh, prendiamo, per esempio, un appartamento, magari a eh, Milano e limitrofi, cioè esatto. eh, insomma, ha voglia come si rivaluta sì. la situazione e quindi entra a far parte del calderone, chiamiamolo sì. così, per Poi, il quale dopo... un aspetto molto importante è che chi fa le donazioni o chi fa testamento non necessariamente deve trattare i beneficiari nello stesso identico modo, perché comunque si ha sempre una porzione che noi chiamiamo disponibile, di cui uno può disporre liberamente e a seconda della composizione familiare cambia questa percentuale di disponibile, in nessun caso può essere inferiore ad un quarto. Questo vuol dire che io posso beneficiare un figlio, ad esempio, perché mi ha assistito di più, è pacifico che io posso riconoscere e gratificare chi mi è stato vicino, posso farlo anche a favore di un amico, posso farlo a favore di un estraneo. Quindi io una percentuale di libertà c'è. Ci sono altri ordinamenti che non prevedono la legittima come nei sistemi anglosassoni, il nostro tutela quello che è il patrimonio familiare. Considerando la famiglia strettamente intesa per cui coniuge e figli, come la base della nostra società e per quello che è tuttora fortemente radicato il concetto di legittima. Bene, eh, notaio, eh, dimmi una cosa, no? Al di là dell'autorevolezza eh, della nostra Bernardini De Pace, quindi di quello che lei ha, ha letto e ha scritto, che, e qui, ha, ha scritto, quindi che noi abbiamo letto, che può. Anche gestionarci, tu che mm. cosa ne pensi dall'alto della tua esperienza? Beh, dall'alto, massimo rispetto estivo per l'avvocato. Eh, non conosco la situazione familiare. Eh, quello che fa, mi ricollega molto alla tematica della diseredazione: nel senso, se io ho, posso o meno escludere la mia successione determinate persone. È per questo che lei presumo volesse dire spendete tutti i soldi e così non gli lasciate nulla. Ah. E quello è il problema di fondo, perché il nostro sistema non, non ammette la diseredazione di quelli che sono i parenti stretti, per cui io non posso diseredare la moglie né i figli. Se lo faccio, se che l'abbia fatto per testamento piuttosto che per donazione, questi atti sono impugnabili. Quindi nel momento in cui io scrivo disredo mio figlio, la disposizione è considerata invalida. Se invece lascio tutti gli altri miei beni ad una persona che non è mio figlio, può impugnare il testamento. Okay. Può rispettare le mie volontà, ma può impugnarlo. Perché si è dice, una possibilità. Sì, quella che la quota è di legittima si dice che è intangibile. Quindi non è... Vietato diseredare un figlio, teniamo insomma in considerazione: il figlio è legittimario, per cui nel momento in cui lo faccio, la disposizione è impugnabile. Appunto, okay. cioè lui potrebbe accettare, come potrebbe non accettare. Andiamo in pubblicità, ripartiamo proprio da qua: eh, okay. come lasciare i figli a bocca asciutta. Pubblicità <ride> per noi. Qua. Torniamo in diretta, lo facciamo con il nostro notaio, il dottor Giorgio Beluffi, che ringraziamo ancora una volta per essere qui con noi. Stiamo parlando. Eh, di cosa volete che parliamo insieme al notaio? Parliamo di successioni, donazioni e tutto quello eh, che insomma eh, regola la gestione del nostro patrimonio e in vita e eh, dopo dopo la morte e regola insomma abbiamo capito stiamo capendo regola un po anche i nostri rapporti sociali con i, con i nostri eh, parenti e amici con i nostri eh, vicini eh, tenuto conto sempre della famosa legittima che eh, come ci hai spiegato più volte è una cosa alla quale l'ordinamento italiano tiene tanto perché vuole in un certo senso tenere il patrimonio sì, molto conservativo Ok, è una roba che c'è solo in Italia? O? No, allora, diciamo i sistemi giuridici tendenzialmente si dividono in quelli del notariato latino, i paesi che derivano dal diritto romano e quelli anglosassoni. Nei paesi latini la legittima c'è, c'è cioè da sempre. E sempre ci sarà? Allora, parlano di riforme, però non di togliere, ma magari di ridurre le percentuali che tuttora sono alte. Alcune le vorrebbero più basse, però... Io personalmente forse penso che sarebbe opportuno ridurle, ma di poco le quote. Okay. Invece nel diritto anglosassone sono meno sono ehm, meno. Per quello che mi risulta negli Stati Uniti non c'è la legittima, per cui uno può disporre liberamente. Anche però... perché, insomma, eh, o eh, so, è veramente solo cinema, o molto spesso eh, sentiamo: eh, ah, ti ho diseredato, ti diseredo mm. così e poi io penso che vada a buon fine. No? Questo sì. fatto di diseredare. E abbiamo visto anche eh, per esempio al principe Harry non è andata benissimo no? No. quando si è voluto allontanare la famiglia io non so più come pregare tra l'altro ho tolto la suoneria squilla lo stesso <ride> per le telefonate adesso do il numero, eh, do il numero del telespettatore che, o telespettatrice che sta chiamando per le telefonate in diretta il numero è 0381 09 1451 qua non vi possiamo rispondere quindi 366 1188 002 Solo per i messaggi. Detto ciò, andiamo avanti dottor Beluffi. Ti stavo eh, chiedendo, no, prima della pubblicità, sul fatto appunto eh, di che cosa, eh, a tuo avviso, è eh, meglio fare per tenersi vicini i figli. No? Allora, eh... che poi, qua sembra una lotta alla sopravvivenza, insomma. No, diciamo, si spera che le famiglie vadano d'accordo. Tenete presente che chi fa testamento, chi si pone il problema di fare donazioni, in Italia è una percentuale molto ridotta. Si parla del 10%, che è una percentuale molto bassa rispetto a quello che avviene in Europa. Questo perché? Perché il nostro ordinamento fa sì che se uno non fa donazione, se uno non fa testamento, il patrimonio va ai parenti stretti. Per cui se io facciamo l'esempio classico, sono sposato e ho un figlio, il mio patrimonio si divide in due parti uguali. Quindi uno può dire non faccio niente, intanto va a loro. Il uh -huh. mm. problema qual è? Che se non faccio niente, il mio patrimonio va in comproprietà ai miei beneficiari, siano moglie, figlio o più figli, si trovano in comunione. Il che vuol dire che un domani se uno vuole il suo appartamento o ho una moglie, e due figli, ho tre appartamenti, non faccio nulla, avremo una comunione ereditaria tutta al 33%, il che vuol dire che se voglio un mio appartamento devo andare dal notaio, devo fare un atto di divisione, devo ripagare le tasse. E le tasse in sede di eredità sono percepite male, nel senso che lì si dice pago al momento dell'acquisto, pago al momento della successione, pago al momento della divisione, si paga sempre. Quindi c'è un modo per evitare di continuare a pagare, che è, eh, ad esempio, fare un testamento in cui dico un appartamento lo lascia tizio, una Caio, una sempronio. In questo modo io faccio la divisione, una divisione che non ha effetto fin tanto che non ci sarò più e fin tanto che non si sarà aperta la successione. Però già in questo modo salto un passaggio che vuol dire evitare una tassazione? Evitare una spesa. Sì. Invece non è consentito agli eredi mettersi d'accordo. Bene, nel momento, allora non ci si può mettere d'accordo prima della morte perché sarebbe quello che si chiama un patto successorio che è vietato. Nel momento in cui eh, si è aperta la successione per cui è mancato l'interessato, gli eredi possono fare quello che vogliono. Il problema è che per fare quello che vogliono devono pagare tasse. Quindi sulla successione in comunione indivisa, e poi per la divisione. Buonasera. Quando sussiste una causa per successione, per la divisione dell'asse ereditario, eh, la figura del notaio quando appare. Beh, eh, si spera che si raggiunga un accordo, nel senso che a volte. Ci sono procedimenti di mediazione più o meno complessi quando si trova la quadra su cosa assegnare all'uno e all'altro interviene il notaio che fa l'atto che esecuzione del loro accordo. Ok. Quindi la quadra la devono trovare gli eredi? Eh, ci vengono a parlare, ci chiedono dei pareri, come la vediamo, se ci sono possibili soluzioni e quant'altro, però se non c'è l'accordo di fondo a monte è difficile. È difficile, noi cerchiamo sempre di evitare di prevenire, per quello che diciamo, cercate di venire a parlarci prima per evitare, per esempio, vizi abnormi che io pensavo che ci fossero soltanto nei, nei nostri studi per diventare notavi, invece nella pratica vedi degli errori clamorosi che possono creare enormi problemi. Eh, faccio qualche esempio: per dire la firma messa sulla busta anziché sul testamento, la data sbagliata piuttosto che la firma. Uh, non messa sul foglio o del testamento fatto da più persone sullo stesso foglio, del testamento fatto col computer. in Questi ultimi anni ne ho viste parecchie. Quello che pensavo che non avrei mai visto, l'hai visto. L'ho visto, anche uh, peggio. Un, mm. uh, un tuo collega una volta mi disse, eh, no, non so se fa parte dei vostri studi. no? o è un esempio che è capitato davvero eh, dove c'era questa bella lettera sentitissima di testamento eccetera eccetera per i propri figli firmato la mamma sì. e non è quello è considerato una giurisprudenza valido nel senso che se ci sono i riferimenti la firma mamma si sì. può andare sì. quindi. Mm. Eh, pericoloso però mh, dire mamma pericoloso. almeno mettere il nome sarebbe stato meglio mm. bene eh, allora quando eh, tu, insomma è una cosa che ogni volta che la sentiamo ci fa pensare il fatto che in Italia si facciano ancora così pochi testamenti mm. che poi sarebbe davvero la maniera più efficace e come dicevi tu per eh, scansarsi una spesa in più perché poi si entra tutti altrimenti 33 33 33 o 50 50 e eh, poi in qualche modo bisogna dividersela sì questa fetta patrimoniale oppure e, e, e poi l'altro motivo è che eh, davvero potrebbero evitarsi delle controversie dalla tua esperienza quel 10% di testamenti che fate poi vengono accettati di buon grado o lo stesso si... Beh, il buon grado magari non da parte di tutti però si, tendenzialmente si rispetta e comunque si digerisce il boccone amaro che però è sicuramente meglio rispetto a dover litigare per farsi assegnare quello che uno vorrebbe, perché purtroppo raggiungere l'accordo per una divisione può essere tutt'altro che semplice, che vuol dire giudizi che vanno avanti per anni, che con costi importanti, per cui se si riescono ad evitare sarebbe meglio. Ok, un'altra un domanda, una donazione può essere rivendicata sempre? O Esiste un numero massimo di anni? Grazie Caterina. Può essere in, in che senso rivendicata? Eh, secondo me intende può impugnata. essere impugnata. Ecco. Beh, allora diciamo il calcolo delle lesioni di legittima eh, scattano nel momento del decesso, eh, dal momento del decesso eh, si hanno dieci anni per impugnare, per cui. È da quel momento che uno può far valere i propri diritti, okay. prima no, eh, se intendeva eh. problemi sulla mutui piuttosto che provenienza donativa, i problemi stanno per vent'anni. Vent'anni, ok. Mm. Facciamo questo esempio: no? per esempio, eh, io ho ricevuto in donazione un bene sul quale una, un immobile, eh, sul, che voglio vendere piuttosto, sì. insomma, così. Mm. E, e chi uh, deve fa, farsi finanziare un mutuo piuttosto che la persona che può uh, impugnare questa donazione ha quanto tempo? 20 anni? Dopo 20 anni non può più dire niente? Eh? Dopo, allora, dopo 20 anni quella provenienza si cristallizza, per cui quello è un aspetto importante. Il problema è che 20 anni sono lunghi, per cui noi... Quando parliamo con i clienti e dicono vogliamo fare una donazione e il donatario gli si chiede che cosa vuoi fare, tendenzialmente lo vuoi tenere, sì, allora quella strada di donazione va bene. Se tendenzialmente lo vuole rivendere la donazione non va bene perché okay. crea problemi. Questo non toglie che si può fare l'atto. Nel momento in cui il donatario non riesce a vendere l'immobile... Allora si hanno due soluzioni: o sciogliere la donazione per cui il donatario e il donante tornano da, dal notaio, fanno un atto di scioglimento di donazione e il donante, per cui chi era proprietario, vende e poi trasferisce il denaro. Esa volendo, poi dopo fare una donazione del denaro, eh, alternativa, invece, è fare quella polizza assicurativa di cui parlavo sì. prima, chi eh, fa il trasferimento quindi è chi ha ricevuto la donazione, che copre il rischio. Di eventuale impugnazione di chi non ha ricevuto beni con questa polizza. Anche le somme di denaro possono essere impugnate? Certamente, possono essere donate, quindi, come essendo donate, possono essere impugnate. Quando anzi, hai parlato. Anzi, assolutamente da fare, perché quello è un altro aspetto. Le donazioni del denaro si possono fare senza il notaio se sono di modico valore. Il concetto di modico valore, secondo la giurisprudenza, varia in funzione del patrimonio dell'interessato. Ovviamente si faceva l'esempio di un proprietario di televisione che da qualche anno non c'è più, per lui la donazione di denaro di modico valore probabilmente era di qualche milione di euro, per la persona normale no. Il fatto è che noi vediamo nella prassi bonifico di qualche decina di migliaia di euro con su liberalità piuttosto che... Eh, bisogna fare attenzione a queste cose perché poi eh, rimettere il denaro nel circuito delle compravendite diventa estremamente difficile se a monte si hanno dei bonifici fatti male. Quindi trasferimento di denaro per liberalità, per bonifico non si può più fare. È una cosa che cosa è... vuol dire per liberalità? Se io ti voglio donare... Diciamo 50.000 euro perché poi tu li utilizzerai per comprare una casa. È una cifra che, per la stragrande maggioranza di persone, non è di modico valore. Quindi, non è una soluzione buona fare un bonifico di 50.000 euro. Consumi è capitato di vederle regalie, eh, suona un po' male. Per cui, bisognerebbe andare dal notaio a fare la donazione del denaro che non è tassato in alcun modo nei rapporti tra parenti in linea retta, e a quel punto il denaro è. un è trasferito in modo perfettamente legale ok, per, eh, basta andare dal notaio posso trasferire la cifra che voglio sì. fra parenti in linea retta e altrimenti anche, no, allora si può fare anche tra parenti collaterali si può fare anche tra estranei si può fare con chiunque cambia la tassazione, nel senso che tra parenti in linea retta con il coniuge non si paga nulla, con i fratelli si paga una certa cifra, con gli estranei si paga l'8% sul trasferimento Far di Far circolare però così il denaro liberamente non basta, si non si può più. No, abbiamo tutti dei sistemi di controllo su quello che è l'antiriciclaggio e quant'altro, Vabbè, per modi che cifre sì. Per modi che cifre certamente Se la nonna sì. che regala 5000 euro al nipotino può farlo. Certo. Certo. Eh. 50 anni. 50 inizia no. a essere un po'. Un bel regalo, no. deve averne avere, di nonne così de, Sì, deve avere un patrimonio importante. Mm. Senti, notaio, quando eh, hai detto della donazione, no, che può essere impugnata entro 20 anni altrimenti si cristallizza. Allora, quando si fa la donazione, diciamo, come provenienza rimane instabile per 20 anni. Decorsi i 20 anni, okay. questo problema viene meno il problema viene meno anche prima nel momento in cui chi ha fatto la donazione dovesse mancare, perché a quel punto chi può impugnare la donazione può dire rinuncia ad impugnare la donazione a quel okay. punto. Facciamo invece l'esempio opposto. Ovviamente, se una donazione viene fatta, cioè non è che uno uh, deve per forza dirlo a tutti, no? Mm. Uh, anche magari agli interessati, che sono gli eredi legittimi, perché in Italia esiste questo diritto. Quindi Uh, un genitore dona un immobile a una terza persona o uno sì. dei due figli. Penso che molto spesso uh, l'altro interessato o gli altri interessati se ne, accor se ne possano accorgere, a volte solo nel momento della successione. E se sono passati vent'anni? No, beh, allora attenzione: una cosa è dire uh, ti trasferisco un bene. Passano vent'anni e risolvo il problema per fare mutui, per rivendere quant'altro. Anche se sono passati vent'anni, invece la donazione fa sempre cumulo per vedere se c'è stata o ah, meno okay. lesione di legittima, per cui io posso donarti l'immobile che tu tieni nel tuo patrimonio o anche le rivendi. Passano trent'anni e io muoio, di quella donazione comunque si tiene conto per sapere se c'è stata lesione di legittima. Benissimo, mm. nel caso ci fosse mm. stata... E sono passati tanti anni. Dove vado a beccare se l'immobile è stato venduto, eccetera? E allora il problema è, ho fatto la donazione, devo vedere che cosa è rimasto al momento della morte. Nel momento in cui non ci fossero beni sufficienti, allora si fa la cosiddetta integrazione di legittima, sperando che il beneficiario abbia denaro sufficiente per liquidarla. Okay. Se non c'è, purtroppo. Finisce tutto è un problema, ovviamente. Ah, no, mm. si apre un altro tipo di si problema. Sì. Però non, non si va più dal notaio, si va da parte, Si va da un'altra parte. Mm. Allora, grazie signor Aurelio per la domanda sulla cristallizzazione dopo vent'anni, mi ha anticipato sempre complimenti. Grazie, grazie eh. Aurelio sono una di voi e eh, quindi faccio le domande eh, che fareste voi e questo eh, mi fa molto molto piacere mi fa piacere anche tutto l'affetto che ci state dimostrando in questa ripresa di stagione eh. quello che poi ci dà la spinta per arrivare fino alla fine dell'anno che è lunga eh? Eh, mm -hmm. notaio. mi raccomando sappi che poi devi tornare Volentieri, eh, ecco. anzi grazie ancora No grazie ancora a te, allora Un'ultima domanda sul testamento, ecco qua, sempre sul testamento olografo, eh, il testamento scritto di proprio pugno può essere consegnato al notaio onde evitare che qualcuno lo faccia sparire? Certamente, allora ehm, la consegna al notaio non è un requisito formale di validità, nel senso che... Testamento olografo vuol dire testamento scritto di pugno, altro requisito è la data e la firma, non ci sono altri requisiti. Il consiglio che diamo noi è non, solo, non tanto di consegnarla, quanto di portarla ad un notaio per verificare che è stato correttamente redato, per cui che non ci, che non ci siano degli strafalzoni formali che incidano sulla validità. Quindi okay. prima cosa quello. Seconda cosa, se si richiede di conservare al notaio, certamente siamo lì apposta. Bene. Secondo consiglio che diamo noi è fate un secondo originale, per cui io personalmente dico sempre: se volete, ne tengo uno, ne fate un altro, lo conservate in casa. Non dite, Oppure la fotocopia con scritto: se mi trovi, vai da Beluffi. No, eh, beh, quello allora noi diamo dei bigliettini da visita, per cui magari un, un domani un erede avrà il sospetto che vi ha contatti <ride> con questo notaio. Eh, è premesso che diciamo, consegnare un testamento ad un notaio garantisce una sua conservazione perché purtroppo anche se il notaio, perché anche i notai muoiono, dovesse passare a miglior Hanno fatto vita, prima testamento eh, perché sì, non si potrebbe sentire altrimenti. Allora se hanno fatto allora, i testamenti consegnati ad un notaio che dovesse mancare o andare in pensione finiscono all'archivio notarile che vuol dire che io non trovo più il notaio perché non c'è più. Basta fare una ricerca al Consiglio Notarile che chiederà a tutti i notai del distretto se hanno depositato il testamento di Tizio e lo chiedono anche l'archivio notarile, okay. cui abbiamo un sistema che garantisce la loro conservazione. Poi l'archivio notarile di Pavia non perde niente, voglio dire no, una, eh, una storia e una grande tradizione. I notai di Pavia. Allora, notaio, tiriamo la riga. Sì. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo donare o fare testamento per evitare di rimanere col cerino in mano? Beh, come vedete, bisognerebbe vedere situazione caso per caso. Si può... Fare il testamento quando forse si vuole mantenere una maggiore libertà e disponibilità del patrimonio, se invece si vuole anticipare, evitare di pagare grosse tasse o comunque farlo, magari anche limitatamente: una parte del patrimonio. Sicuramente è bene fare le donazioni. Sapendo una persona che... per intendere una persona che ha un patrimonio molto importante, è brutto che non faccia nulla, che aspetti, eh, che lasci insomma. in comunione quant'altro, se anticipa disponendo di alcuni beni e avvalendosi di questi benefici fiscali sicuramente farebbe un'ottima cosa. E così finiamo, grazie al dottor grazie Giorgio voi. Beluffi per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. Con voi l'appuntamento naturalmente per domani chiudiamo la settimana in bellezza, la linea Vola al telegiornale, restate sempre su Milano Pavia TV.